È un gruppo di giovani, una trentina, che hanno più volte espresso il desiderio di avere un luogo dove possono svolgere un ruolo, diciamo, di aggregazione. Quindi si mettono a disposizione dei ragazzi, degli anziani, e quindi è da parecchio che cercano un luogo. Loro dicono che non sono stati sentiti negli anni passati e quindi hanno fatto questa azione dimostrativa. Noi abbiamo detto loro che è un istituto dove ci sono delle criticità da un punto di vista strutturale, quindi io metterò a disposizione già nella giornata di domani ai ragazzi la possibilità di vedere le carte in modo tale che insieme poi decidiamo il da farsi. La struttura è inagibile, come È fanno a inagibile il operare? da farsi nel senso di condividere questa idea del sociale e quindi di trovare un luogo sicuro dove loro possono svolgere, diciamo, questa attività che è finalizzata, diciamo, ad aiutare i bambini, gli anziani. Quindi sono tutte persone diplomate, laureate, quindi di Foggia, che vogliono svolgere questo suo Fanno ruolo. parte di un gruppo? Sì, si chiama Plebe, Associazione Culturale Plebe. Vogliono operare in questa, in Vogliono questo operare in quartiere? questo, sì, in questo modo qua perché per mancanza di lavori, quindi vogliono creare questa struttura e quindi dare la possibilità ai ragazzi e ai bambini di aiutarli nei loro compiti, nella loro formazione. Concretamente che possibilità c'è di... Concretamente io non so perché questa scuola è inagibile da più di un anno, per cui prima che io diventassi assessore, quindi non conosco la realtà e lo farò già, difatti ho chiamato direttamente il geometra, diciamo, disponibile per darmi queste informazioni. Quindi ho invitato tre ragazzi di questo gruppo qua domani mattina in assessorato in modo tale da vedere le carte e quindi renderli partecipe della criticità della scuola stessa.